Ciao ragazzi, e allora è arrivato il mio nuovo mezzo, Blue Runner di Salento Kayak Fishing. Ringrazio già Davide, procediamo subito all'unboxing. Allora ragazzi, eccolo qua, Blue Runner. Allora, prima cosa, è stato imballato non bene di più, quindi ripeto, ringrazio ancora Davide di Mastro Giovanni di Salento Kayak Fishing di Verano Lecce per avermi spedito in modo celere questo bellissimo kayak Blue Runner top di gamma della famiglia Blue Runner. Questo è il 4,25 m, 76 cm di larghezza, per affrontare il fiume Po. È uno scafo lungo, con molto direzionale, veloce. Per le mie esperienze già passate di kayak in fiume Po, lo consiglio vivamente rispetto a kayak più meno lunghi e più larghi. Ciao ragazzi, allora, dopo avervi fatto vedere l'arrivo e il veloce unboxing del mio nuovo kayak, adesso procederò nel descriverlo brevemente, quindi vado dietro alla videocamera e ve lo faccio vedere in modo un po' più dettagliato. Allora, cominciamo da dare due info proprio a livello generale. Allora, questo è un kayak naturalmente da pesca che utilizzerò sul fiume Po. È il Blue Runner della famiglia, appunto Blue Runner, è il top di gamma. Mi è stato spedito, ripeto, da Davide di Mastro Giovanni di Salento Kayak Fishing. Contattatelo tramite il suo sito internet, tramite i suoi contatti, una persona molto disponibile e preparata. Allora, dicevo, quindi kayak sit on top, seduta asciutta, è stato studiato e costruito appunto per la pesca. I suoi praticamente è lungo quasi 4,30 m ed è uno degli scafi, diciamo, più veloci e direzionali in commercio. Se per chi ha già esperienza di kayak da pesca, se lo guardate bene, eccolo, ricorda dalle sue linee il Trident della Ocean. Ok, è un natural, non è un kayak a pedali ma a pagaia. Ok, è costruito in polietilene ad alto modulo e quindi indistruttibile e inaffondabile. Nella configurazione standard trova lo scafo, praticamente prevede il sedile comfort, 4 portacanne ad incasso qui e dietro la seduta, una qui e una dall'altro lato. Una console centrale, eccola, dove è possibile, come potete vedere, applicare i vari supporti Real Blaza, Stella, per una moltitudine di accessori, ecco, scandagli, tavolini, portacanne e quant'altro. Poi prevede anche
un portacanne direzionale amovibile, il timone retraibile con controllo a puntapiedi professionali. Notate, la parte superiore è il puntale tramite il quale andremo a manovrare il nostro timone e la parte inferiore è quella che ci aiuta nel movimento di torsione del boost nel momento in cui andiamo a pagaiare. Eccolo qui il timone con... Eccolo qui. Adesso faccio il giro. Con comando remoto, eccolo, tramite il quale noi andremo a tirare la cordicella per appunto far risalire il timone nella posizione di riposo e nello stesso modo lo andremo a mettere nella posizione di lavoro sempre con lo stesso comando. Le due maniglie di supporto, ok. In questa versione colore ape camo abbiamo anche due binari, uno qui e uno qui, aggiuntivi, dove anche qui è possibile andare a inserire una moltitudine di accessori. Questo è il sedile comfort, come potete vedere la seduta è alta 8 cm rispetto al sedile standard ed è provvisto anche sulla spalliera di un comodo marsupio. Dietro abbiamo sufficiente spazio per, io ho inserito già il mio borsone da pesca, ma come vedete qui c'è ancora spazio per poter mettere, che ne so, una ghiacciaia, una borsa frigo o qualsiasi altra cosa. Un piccolo gavone dietro la seduta, eccola, eccolo qui. Eccolo qui. È il grande gavone di prua, naturalmente ermetico, dove all'interno è possibile andare a stivare una tenda, nel mio caso tenda, picchetti, materassini, tutta la dotazione in base alla tipologia di pesca che andrete ad effettuare. Naturalmente è provvisto di 6 tappi di autosvuotamento, tappo anche qui in prua. E la cosa che adesso andrò a provare, naturalmente dopo in acqua, io l'ho già provvisto del sistema per ancorare il kayak di prua o di poppa ed ho utilizzato gli stessi fori passanti della cordicella di sicurezza di cui era già provvisto il kayak. Come vedete, con due moschettoni, le relative carrucole e una corda, l'ho provvisto anche del sistema di ancoraggio. Ho solo inserito, quindi, come vi ho detto, i due moschettoni con le due carrucole e la bitta per poter bloccare il tutto. Ecco qui. In modo tale che in base a dove, a come voglio posizionare il mio kayak in corrente, posso ancorarmi di poppa o di prua. Questo è un sistema che vi consiglio vivamente di installare sul vostro kayak, soprattutto quando siete in fiumi di grande portata a forte corrente come appunto il fiume Po. Naturalmente questo è l'anello dove poi vado ad inserire l'ancora, eccola lì. Attacco il moschettone, ho 15 metri di corda
e un'ancoretta da un chilo. Ho inserito una GoPro sul binario e il nostro Deeper Chirp Plus, eccolo qui. Qui avrò il mio cellulare tramite il quale potrò utilizzare appunto il Deeper Chirp Plus, il nostro ecoscandaglio portatile e multifunzionale. Adesso rimetto la fotocamera, la videocamera, scusate, in posizione. Eccomi. Che dire, ragazzi, io ho già avuto in passato un altro kayak, un Sunblast Munson Pesca da 4 metri, fornitomi da Ozone Kayak, e mi sono trovato davvero davvero molto bene. Questo è 30 cm più lungo, quindi sicuramente riuscirò ad essere ancora un po' più veloce in acqua. La larghezza è di 75 cm, la capacità di carico arriva a ben più di 250 kg, il suo peso è di scarsi 34 kg. Per posizionarlo sull'auto non ci vuole veramente niente, una volta visto come si fa. E penso che per la tecnica del car fishing, tramite la quale io appunto pesco sul fiume Po, per me è l'ideale, poiché mi consente di raggiungere spot che non potrei sicuramente raggiungere a piedi. Mi permette di portarmi tutta l'attrezzatura che desidero per la sua ottima capacità di carico, oppure di pescare direttamente da sopra il kayak una volta raggiunto lo spot prescelto. Questo è quanto, ci rivediamo quando lo lancerò in acqua, spero impegni permettendo, a breve. Saluto e ringrazio Davide di Mastro Giovanni di Salento Kayak Fishing per questo bellissimo kayak Blue Runner. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi.